Penso sia sempre stato quello che per molti l'umorismo è sinonimo di buttiamola in caciara, facciamo due cazzatine, mentre invece, come Woody Allen diceva, se voglio fare una cosa rilassata faccio una tragedia, un dramma, se voglio lavorare, ora sto citando un po' a memoria, comunque se voglio lavorare sul serio faccio una commedia, perché comunque far ridere comunque richiede una, anzi un'attenzione e una cura forse ancora maggiore, e quindi questo mi allaccio anche al tuo TED, insomma il tuo TEDx, da cui diciamo poi in qualche modo ti ho conosciuto, e tra l'altro ho saputo che poi mia sorella ti era venuta anche a vedere, quindi anche piccola nota autobiografica, ah ma quello lo sono andato a vedere l'anno scorso a Napoli. Che schifo, disse, citazione. Questo non volevo riportarlo, però diciamo... No, scherzi a parte, è l'umorismo, cioè arriviamo al, perciò parlavo di Maccio, ma tu hai non so se lavori tuttora, comunque sei autore dello Zoo di 105, quindi... No, ho smesso, ringraziando il Dio, no, okay. Ho smesso quasi un anno fa, dopo sette anni e mezzo abbiamo terminato, perché io ero collegato ovviamente a Marcello, a Maccio, certo. E al Herbert, sì. Quindi a Luigi e a Enrico, quindi una volta... andati via loro, sono andato via insieme, ma ero anche, ti dico la verità, anche contento, perché 7 anni comunque di day by day, di scrittura, format, eccetera, non è facilissimo. Certo. Poi dopo un po' alla fine... Beh, la crisi dei 7 anni, insomma, più o meno. Sì. Per certi versi. Mi aggancio a questo, diciamo, anche per provare ad avviarmi alla fine di questa chiacchierata, che ti dico la verità, potrebbe durare ore da parte mia, perché è interessantissimo parlare con te di queste cose. Però diciamo, l'umorismo, ne parli proprio appunto in questa conferenza TED, può essere un'arma a doppio taglio, cioè un potentissimo strumento di comunicazione, molto efficace, e oggi più che mai però forse si rischia di usarlo per minimizzare tematiche che invece sono molto più complesse, e quindi come dici tu nel TED, adesso vado un po' a memoria, però se si fa una barzelletta su determinate etnie o determinate categorie sociali, poi si rischia di ridere di loro, e quindi di, come dire, di poi di sminuire determinati problemi, determinate differenze e così via. E pensi che, insomma, oggi bisognerebbe parlare di responsabilità anche in questo, cioè in generale qualsiasi autore, che sia tanto il regista quanto lo sceneggiatore di uno show di successo, ma anche forse il social media manager di una piccola paginetta, forse si dovrebbe fare due domande prima di fare una gif anche animata che possa, che ne so, insomma, suscitare determinate reazioni. Poi ovviamente qua provo anche un po' ad anticipare una risposta che insomma mi do io, poi mi dai la tua, e ovviamente poi alla fine tutto dipende dal pubblico che hai, insomma se il pubblico poi non è in grado di cogliere la differenza tra una battuta detta in leggerezza, anzi forse anche per sottolineare un problema e porre l'attenzione in maniera critica, e invece quella che è becero, che ne so, razzismo, quello che è, insomma forse è un problema anche di cultura del pubblico, insomma, quindi è sempre un'arma a doppio taglio. Però mi andava un pochino di riportare anche solo in due parole quello che hai detto nel TED, che comunque consiglio a tutti, un pochino in questa nostra chiacchierata, insomma, su questa cosa dell'umorismo. Allora, la verità è che è difficilissimo riuscire a parlare di una battuta politicamente corretta, scorretta, questo si può dire, Charlie Hebdo, sì. È sbagliato, è giusto, perché qui si mette mano alla libertà di espressione, cioè libertà di parola, e qui è tutto in bilico. Ma io avevo coniato e citato un concetto che è niente di nuovo, per carità, però parlavo di coscienza comica, sì. Cioè ognuno di noi ha una cultura diversa che può comprendere dei meccanismi comici diversi, quindi più sei allenato con il capire perché ridi, oppure di prendere con le pinze ogni battuta, più teoricamente puoi arrivare al black humor più completo e a ridere anche in maniera autoironica, boh, della morte della propria madre, che ne so. Certo. Il problema è che il mondo, e soprattutto i social, non sono altro che lo specchio di un'umanità che, ahimè, non è letterata, non è granché evoluta, purtroppo. Cioè, ma non è sempre stato, non c'è un peggioramento, non sono i social ad aver creato dei mostri. Sì, sono d'accordo. Quello che c'era nei paesini, dal Texas, così come in paesino giù, nel meridione o nel settentrione, in Italia un po' più provinciale,
o nel baretto così, o chi ahimè non ha avuto la fortuna di intraprendere un percorso di studio, di esperienze, che l'ha fatto crescere in tutti i sensi. Purtroppo si attacca ai meme oppure alle barzellette che vanno a toccare delle nicchie o delle sottoculture oppure dei generi che però, sai, prendi in giro l'omosessuale, lo prendi in giro perché vuoi dimostrare tu invece di essere virile che non è nessun problema, lo prendi in giro perché se uno si veste da donna allora non vale niente. Il problema è che, messo amplificato in questo caso dai social, è più probabile che vada a toccare la massa, diciamo, dalla persona un po' più ignorante, che allora dice: ah, posso ridere dell'omosessuale, quindi l'omosessuale è sbagliato, è una cosa di cui vergognarsi perché la gente ride di te, e quindi statisticamente su quelle persone che pensano così ci sarà anche una percentuale che prende e per loro è normale picchiare l'omosessuale di turno perché è un oggetto di derisione. E quindi c'è qui la pericolosità. E non parlo di omosessuali solamente, parlo degli omosessuali di colore, delle donne, e così è. Cioè, quindi tu spingi questa massa a rimanere, a dare questa visione percepita della società che rimane tale, e quindi la comunicazione in realtà potrebbe essere in grado anche di elevare e quindi andare a sopperire a questa invece deficienza social. È il motivo per cui molti brand hanno un'attitudine di attivismo e di presa di posizione che un tempo non avevano, che adesso sono anche, nonostante facciano vodka, jeans, yogurt, qualsiasi cosa, possono parlare e essere credibili dal punto di vista di un'attività sociale, perché probabilmente il governo non ti dà, lo Stato non ti dà più grandi esempi da seguire, dove la politica è ipocrita, la società è volta faccia, e quindi alla fine anche un brand che dovrebbe convincerti a comprare un oggetto può fare qualcosa di concreto e dare dei messaggi positivi e non per questo essere considerato ipocrita. Sì, sì, infatti è questa, diciamo, il gioco sostanzialmente, questa è la difficoltà. Guarda, io adesso ti faccio le ultime domande, così almeno poi ti lascio libero. E, no, mi chiedevo, insomma, se c'è un lavoro che preferisci di tutti quelli che hai fatto. Per un mitomane ovviamente è difficile, ma se c'è un lavoro invece che magari ti ha meno soddisfatto di quelli che hai fatto, diciamo così. Insomma, quali sono le cose per cui vorresti passare alla storia? A parte tutto quello che fai. No, passare alla storia per le prossime cose che ho intenzione di fare. Non, assolutamente non c'è ancora qualcosa di perfetto e non ci sarà mai sicuramente, certo. Però diciamo c'è sicuramente tanti di progetti di cui vado fiero e anche qualcuno di cui mi vergogno ampiamente, cioè, sono terrorizzato che esca fuori oppure che me lo si ricordi. Ma posso dire che sono molto soddisfatto, per esempio, di Omicidio l'Italiano. Ah, bello. Dal punto di vista, cioè, proprio di messaggio, ma anche di riuscita. Nonostante posso dire tranquillamente che invece il botteghino non ha proprio ricambiato. Mentre Italiano Medio aveva incassato di più, Omicidio l'Italiano invece ha avuto maggiori complimenti lato critica, diciamo pubblico minore. Però sono molto soddisfatto sia di Omicidio l'Italiano, sono soddisfatto dell'opera teatrale della cosa con Franco, anche purtroppo anche quello non ha avuto un enorme successo, fondamentalmente per un motivo banalissimo e quasi ovvio, che il teatro è terrorizzato dalla parola sesso. Alcuni personaggi, perché vive francamente di abbonamenti, quindi anziani signori che vanno e insomma lì è proprio difficile riuscire a
a scardinare certi tabù, diciamo. Sì, scardinare. E che ne so, di altre cose di cui vado orgoglioso? Boh, in pubblicità ho fatto un progetto, secondo me, abbastanza bello, si chiama The Bullshit Face Project, per Report Senza Frontiere, dove con un artista si era prendendo proprio delle tane. Sì, ok, avevo capito di cosa stavi parlando, ok. Vale la pena menzionarlo perché è interessantissimo. Sì, avevamo creato dei ritratti di politici da Obama fino a Renzi, con ritratti fatti appunto con il letame, ma soprattutto riportando scritte proprio come se fosse inchiostro con letame delle dichiarazioni ufficiali completamente menzognere, che poi erano state dichiarate completamente false dal bravo giornalismo, dal giornalismo d'inchiesta. E quindi il concetto era: se loro possono dire stronzate, noi dobbiamo essere capaci di dire la verità. Reporter Senza Frontiere, un progetto molto interessante che ha fatto poi un po' il giro del mondo, tranne poco in Italia. Però, diciamo, sono tanti progetti di cui vado fiero, che per fortuna sono di discipline diverse. Questo forse è il mio segreto, dove ho meno carenze, psicologiche, nel senso di depressione. Perché facendo diverse cose, statisticamente un mese mi va bene una campagna pubblicitaria, un mese dopo mi va bene perché firmo una webserie, ma intanto mi va male, altre cose. Quindi diciamo è una continuità di successo, probabilmente non tanto dato dalle qualità, ma dalla statistica e da quanto ci provo, da quanto ogni giorno, quest'ansia di dover fare, creare, che ho detto all'inizio, continuo a ripropormi. Insomma, il segreto è l'ansia. Ecco, quindi diciamo no, non passa mai per un creativo quest'ansia di oddio, devo fare qualcosa, no? No, probabilmente, secondo me no. Secondo me, ma nemmeno per gli artisti in generale, dal pittore o dallo YouTuber, dal TikToker, non lo so, hanno Sì. questo obbligo di essere sempre sul pezzo. Infatti, calcolando, mi manca un po', diciamo, un libro. Ah, beh. Manca quello, e sono proprio pensieri degli ultimi giorni. Ah no, scusami, Sì. un'altra cosa di cui vado fiero in realtà sono tutta la parte invece educational, cioè essere andati al TED anche. Ah, sì. Cos'era? Però c'è anche di qualcosa di più difficile, perché il TEDx non è che è diventato facilissimo andarci, per carità, però Sì. diciamo ce ne sono tante. Però per esempio aver avuto il palco dei Cannes Lions, Sì. insomma, al Palais des Festivals, primo italiano ad avere il palco da solo, con un terrore incredibile, tra l'altro vestito elegante con questo naso rosso da clown, che era nella speranza di attirare maggiore attenzione, diciamo, quello per esempio estremamente contento, perché era un mio obiettivo riuscire a salire su quel palco da molfettese che non sapeva cosa voleva fare della sua vita, e per un pubblicitario è un vanto vero. Infatti, poi ecco, sempre per brevità, insomma, non ho parlato di tutta la tua carriera relativa a questo, cioè alle conferenze, alle lezioni, tutto il resto. Ho presente quello di cui parli perché ho visto qualche foto, insomma, e sì, sicuramente penso sia stato qualcosa di spiazzante in senso buono, sempre perché magari ci si aspetta sempre il presentatore un po' imbalsito, anche un po' così, come dire, pompato, e invece magari sei andato lì e hai spiazzato tutti col naso rosso alla Patch Adams. E sempre perché secondo me l'umorismo deve essere sempre in qualche modo qualcosa di spiazzante e di rottura. Poi quanto rompa, poi insomma bisogna capire quanto può rompere in base a determinati contesti, però è sicuramente sei un esempio da studiare proprio per chi voglia imparare qualcosina in questa cosa. Beh, insomma, la penultima domanda semplicemente è se mi saluti appunto con un abbraccio dicendogli che è invitatissimo se vorrà ai microfoni del Copywriter il buon Maccio Capatonda, e magari se mi fai avere un campioncino di Scillians perché le mie sopracciglia sono un po' carenti ultimamente, quindi insomma, se me lo puoi salutare, Va bene. grazie. E infine, insomma, la domanda che faccio un po' a tutti per chiudere, cos'è per te la comunicazione?
È un media, no. Beh, in realtà ho un po' risposto prima. La comunicazione per me è riuscire a emozionare qualcuno, dare un'informazione chiara e se le emozioni riesci a fare un buon lavoro, perché ovviamente la comunicazione spesso si cerca di far qualcosa, far fare qualcosa. Al di là di dire come si sta oggi, ma tutta la comunicazione ha un obiettivo. Quindi se riesci a farla, Hernando, vuoi rispondere a una frase breve, giusto?